porca tro... Come cazzo si fa? Come cazzo si fa? Come cazzo si fa? Come cazzo si fa? Come? Rispondetemi a questa domanda. Rispondetemi a questa semplice domanda. Come cazzo si fa? Come cazzo si fa a essere degli emeriti stronzi? Degli emeriti stronzi! 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 Porca tro, come cazzo si fa? Come? Rispondetemi, come? 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 Un Sassuolo... ma mo al Sassuolo mancano Caputo, Berardi, Juricic, vinciamo facile! Ma vaffanculo! Vinciamo facile! Ogni partita è una storia a sé! Le partite vanno affrontate con le palle! Con le palle e con la freddezza nel sangue! Se non segni, meriti di perdere! È inutile dire, ma sbagliato! Se non segni, meriti di perdere! Punto! Questa è l'unica realtà! L'unica realtà è questa! Il Sassuolo è venuto a Napoli per pareggiare! Non ha fatto un cazzo! Non abbiamo approfittato manco degli errori che hanno fatto! Soprattutto nel primo tempo! Mertens! In chat, nella live, si è sorpreso con quello porvero Cristo di Osimhen, che per carità ha giocato una merda! Ha giocato una merda! Si è mangiato di tutto, ma il nostro caro Ciro, che è incriticabile, perché appunto si chiama il grande Ciro, è Ciro intoccabile, Ciro ha superato Maradona, Ciro qua, Ciro là, Ciro ha sbagliato tutto! È la seconda partita che gioca una merda! È la seconda, se non terza, partita che gioca una merda! È la terza partita che gioca una merda! Si è mangiato il primo gol a due minuti dall'inizio. Tu vai a pensare, vabbè, magari è un segnale, dai, magari possiamo segnare. Co cazzo, pure nel secondo tempo si è mangiato un gol clamoroso. Non mi ricordo chi ha segnato. Crossa dalla destra, Mertens tutto solo, aveva il tempo di stoppare la palla, di prendersi il caffè e di tirare. Quella la tira fuori, la tira fuori, la tira fuori. Ma sei serio? Ma sei serio? E voi ve la prendete con Osimhen? Ma 70 milioni sono 70 milioni strapagato. Andavamo a prendere Haaland lo andava a pagare 80 milioni più 10 di ingaggio. Haaland, come cazzo si pronuncia? Che poi Osimhen, io non lo sto difendendo, anzi, ha fatto un gol in tutte queste partite, per carità, non va crocifisso, io non sono uno che lo crocifigge e dire, sa dai, è scarso, no, la fiducia in lui rimane sempre, e io lo ribadisco tuttora, meglio 70 milioni per Osimhen che 80 milioni per quel cazzo di Immobile, lo sottolineo, sempre, lo sottolineerò sempre, ma stasera ha fatto cagare il primo tempo, si è dribblato tutto, tutti e due difensori centrali e quella tira, la spara alta, Gattuso, tu gli devi insegnare la precisione, gli devi insegnare a Osimhen la precisione. Mamma mia, in attacco non ci abbiamo capito un cazzo. L'unico un pochino positivo è stato Politano, ma anche perché il Sassuolo ci ha imbrogliato bene. A centrocampo Fabian Ruiz era lentissimo, anche se non è il peggiore in campo, non è assolutamente il peggiore in campo. I peggiori in campo sono Mertens e Osimhen, che si hanno immagnato 4 gol in 2. I peggiori, Mertens e Osimhen. I migliori, per quanto mi riguarda, sono Koulibaly e Bakayoko, che cazzo di diga! Che diga! Poi a 10 minuti dalla fine, poverino, gli mancava la bomba d'ossigeno, perché non ce la faceva più, povero Cristo! Koulibaly, Cavasce capitano, aveva più personalità tutto quanto, la miezza! Sembravano un branco di pecore che correvano senza un padrone! Koulibaly, voglio 11 Koulibaly in campo, vorrei tantissimo 11 Koulibaly in campo, che aveva tanta personalità, che il lupo rom, che è rimasto a Napoli,
Mamma mia, allora sicuramente non va sputata su tutta la stagione, anche perché una partita storta ci sta sempre, ci sta pure, mettiamo il ci sta pure, tra virgolette, perdere con Sassuolo, perché Sassuolo quest'anno sta facendo bene, ma Sassuolo negli ultimi anni sta facendo bene, ok? Posso accettare questa sconfitta che è meritata? È meritata, non c'è niente altro, perché lo ripeto, se non segni meriti di perdere. Noi abbiamo creato quante palle gol? 6, 7, 8, 0 tiri in porta, 0 gol, altro che 0 tiri in porta, 0 gol. Poi un'altra cosa che mi fanno incazzare, le palle da fermo, i calci d'angolo. Quest'anno abbiamo una squadra tutta gigante. Bakayoko, Fabiano, Koulibaly, Manolas, Osimhen, eppure Petagna. Sei, tutti cross. Mocco, portiero. Voglio, ma non poche precisioni con i calci d'angolo. Mannaggia miseria. Non mi venite a, guaiù, non mi venite a dire delle fatiche dell'Europa League. Non me le dovete venire a dire. Non me le dovete cicciare fuori, perché posso capire, possiamo usare quest'alibi dell'Europa League se avessimo giocato una chiavica e non avessimo creato niente, o quantomeno avessimo creato e segnato giocando una merda. E il problema è che abbiamo giocato bene. Un altro problema è che ci siamo mangiati il primo gol a 2 minuti dall'inizio con Mertens in tiro da fuori. Questo è il problema! E il problema è questo! Ma non ce la faccio più, non tengo più la voce, non ce la faccio! E criticano Osimhen! Ma perché non criticate pure Mertens? Che ha giocato una chiave, ha giocato una latrina, ha giocato! Non merita di giocare in questo periodo! Mertens, un da Yuga! Giovedì non deve giocare! Deve giocare Zielinski o El Mas! Che pure loro all'inizio non è che sono entrati e hanno fatto chissà cosa! Complimenti a Sassuolo, che è venuto a Napoli cercando di pareggiare, tic-toc, tic-toc, tic-tic-toc. Poi al momento buono di Lorenzo, ingenuo di Lorenzo, fa un fallo da rigore, e vabbè, ingenuo, e poi giustamente tic-toc, tac-tic, ritmi blandi, perché volevano finire subito la partita. Poi c'è quel tiro di Maia, di come si chiama, Marlon, cazzo si chiama, che quello non è rigore, guaiù. Purtroppo a malincuore, vedendolo in là, non è rigore. Osimhen si viene tirato, ma si strattonano entrambi, e poi entrambi, e poi Osimhen cade in ritardo. Ma non è rigore. E noi polli siamo fatti, eravamo aperti come le gambe di cicciolina, aperti, apertissimi. Che poi quel Maxim Lopez ha schillato come su foot, su FIFA, quei là che schillano dentro all'area, ci ha usato come birilli. Non ci posso pensare, mamma mia, per carità, sconfitte ci sta, non tutte le partite si possono vincere, ma che sangue la miseria però, minchia, 8 palle gol abbiamo creato, se non di più, ha già perso Gunda, mannaggia puttana, mannaggia. Spero che giovedì di vedere un altro Napoli, più cinico soprattutto, più cinico, perché il gioco c'è stato. Però abbiamo lo stesso problema dell'anno scorso, la freddezza sotto porta. Osimhen, virita il Shutano Walk. Io non ti critico, anche se oggi ho giocato male, e lo sottolineo, non ti critico, non ti dico è scarso, 70 milioni, è esalta. Non sono come gli altri imbecilli del cazzo, non sono come loro. Però virita il Shutano Walk, eppure che tu Gattuso, forza. Dai, sveglialo un po' Osimhen, dai, insegnali un po' la freddezza sotto porta, mettilo nel frigorifero e raffreddalo prima di una partita. Mamma mia, ciao, Maio.